Ragazzi, piovono ordinanze dal cielo. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Ragazzi, l'avessi mai detto? C'è stata un'iniziativa importante di voi iscritti per far sì che la regione Abruzzo riveda la sua ordinanza e soprattutto che non ci siano altre regioni che per comodità fanno copia e incolla di quello che hanno fatto sbagliato nella regione Abruzzo. Beh, queste parole vengono dal video in cui vi ho parlato dell'ordinanza balneare per l'estate del 2023 della regione Abruzzo, ordinanza nella quale viene vietato l'utilizzo dei droni da marzo-novembre, una cosa assurda, un passo davvero indietro rispetto a quello che è la regolamentazione italiana ed europea, che non vieta il volo degli UAS sulle linee di costa. Non ho fatto tempo a dire che era un cattivo esempio che molte altre regioni, non solo, rischiavano di prendere e fare copia e incolla, e ragazzi, hanno fatto copia e incolla. Me l'avete segnalato voi in tanti proprio sotto ai miei video. Partiamo dalla regione Puglia. Approvazione ordinanza balneare anno 2023. Se andiamo all'articolo 4, lo vediamo alla lettera R, è vietato sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, ai quali consentito il sorvolo alla quota prescritta dall'autorità competente. Ragazzi, tra i velivoli, nel momento che c'è scritto qualsiasi, sono annoverati anche i nostri UAS, i nostri droni. Se vi fermano, anche in una zona dove di flight vi dà altezza consentita, rischiate la sanzione. E questo in contrasto con quello che è il nostro regolamento europeo degli UAS, che ci dice di andare su di flight e guardare se possiamo volare o non possiamo volare. Andatevi a vedere questo video dove spiego bene come si allena l'unico ente che regola gli spazi aerei. L'ha detto bene anche in una comunicazione un po' datata a tutti i comuni, vale la stessa cosa anche per le regioni, eccetera eccetera. Ma quando dico piovono ordinanze, purtroppo piovono davvero. Passiamo all'ordinanza di sicurezza balneare numero 26/2023 di Porto Ferraio, che vi ricordo essere nella bellissima, davvero bellissima, isola d'Elba. Anche qui il capo del circondario marittimo di Porto Ferraio al punto 8 dice: nelle zone di mare riservate alla balneazione durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico stabiliti dai comuni costieri, e comunque dalle 8:30 alle ore 19:30, è vietato, punto B, sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, anche telecomandato, e per qualsiasi scopo a quota inferiore ai 300 metri, 1000 piedi, eccetto quando necessario per i mezzi di soccorso e di polizia. Sono fatte salve ulteriori restrizioni a cura dell'ente competente a regolamentare il volo. Che restrizioni in più a queste ci devono essere, ragazzi? Forse, vabbè, fuori dagli orari che sono stati indicati nelle zone che sono rosse per loro natura, perché c'è una zona istituita magari per un eliporto o un aeroporto. Tra l'altro non vedo indicata neanche la data di questa stagione balneare a Portoferraio. In questo caso è la Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera di Porto Ferraio. Quello che manca, ragazzi, è un discorso di competenze specifiche. La Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera, hanno competenze specifiche sul discorso legato alla terra e al mare, ma non all'aria, perché nessuno non sente ENAC. Noi con i nostri UAS abbiamo già le nostre regole. Per esempio, c'è qualcuno che mi ha scritto nei commenti ai video precedenti, anche in disaccordo con quello che ho detto in alcuni video. Per esempio, It a Marcus. Al di là delle procedure sbagliate che hanno seguito e dall'arco temporale molto esteso di divieto, c'è da dire che i droni oramai sono in mano a cani e porci. Non si può andare in spiaggia con qualcuno che svolazza sopra le teste con un drone comprato chissà dove. Capisco l'intento delle regioni, dal 2018 sono cambiate tante cose. L'ENAC deve fare qualcosa per tutelare contemporaneamente bagnanti e dronisti. Magari un bel patentino con bollo annuale da pagare toglierebbe dalla circolazione molti piloti improvvisati. Caro It Marcus, io ti ho anche risposto. Forse non conosci bene il mondo degli UAS, non è una colpa, ci mancherebbe.
tant'è vero che sono qua in maniera educata a spiegarti. Noi abbiamo già il nostro regolamento, noi possiamo volare dove indicato dalle mappe di D-Flight. È sito unico di riferimento. I divieti, tra l'altro, vengono dagli IP Italia, le informazioni di carattere durevole sul sito dell'ENAV. Una qualsiasi ordinanza di un comune o di una regione, per motivi di sicurezza, è anche pericolosa, perché anche se fosse valida, ma non è valida, dovrebbe essere riportata sul sito dell'ENAV, cosa che non è. Noi abbiamo già il nostro regolamento che prevede già il pagamento, per esempio, di un'assicurazione. È un obbligo di legge. Inoltre, dobbiamo avere un QR code operatore UAS da mettere sul drone, e per generarlo sul sito di D-Flight, il primo anno dobbiamo avere un abbonamento attivo di almeno 6 euro. 24 euro per gli utenti pro. Terza cosa, per noi è già vietato il volo sugli assembramenti, quindi spiagge affollate, in generale spiagge durante la giornata, durante l'estate, non si vola. Non c'è bisogno di un'ordinanza della regione, c'è bisogno di un controllo. Io, tra l'altro, vi ripeto, gli ho risposto, non si vola su assembramenti a prescindere. Una spiaggia affollata, un assembramento, le regole ci sono già. Ordinanze così comunque non sono valide. Scusate perché rispondo a centinaia di messaggi, qui gli ho scritto su uno slide, lasciamo stare. Andrea Pinotti, sì, lo sappiamo, ma chi controlla centinaia di chilometri di spiagge affollate dai dronisti che hanno comprato il drone alla Lidl? Se seguiamo il ragionamento di questo mio iscritto, allora, visto che in Italia ci sono centinaia e migliaia di chilometri di strade, non possono essere controllate tutte, allora mettiamo il divieto assoluto di utilizzo delle auto sulle strade italiane, perché le auto possono andare anche a più di 130 km orari, per cui c'è gente che va in giro senza rispettare i limiti, vietiamole del tutto. E ragazzi, non funziona così, ci sono delle regole, vanno rispettate, ci devono essere i controlli. Tra l'altro, sulle spiagge abbiamo i bagnini che possono far segnalazioni, e in tanti casi ci sono già state segnalazioni. E poi ci sono le forze dell'ordine, sta a loro vedere se qualcuno sta volando su una scogliera dove non c'è nessuno, ed è in pieno diritto di farlo se le mappe di D-Flight lo consentono, oppure se qualcuno sta volando sopra gli ombrelloni delle persone. Io stesso vi ho mandato un video 2 anni fa di un mio iscritto in spiaggia con un drone che svolazzava lì, e l'abbiamo denunciato perlomeno da un punto di vista qui su YouTube, perché poi non sapevamo chi fosse. È un discorso, ripeto, di competenze. Non possono continuare a fioccare dal cielo ordinanze che non hanno nessuna validità, e lo ha detto ENAC in quel comunicato di cui ho parlato nel video scorso e che vi ho lasciato sul mio canale Telegram. Tenetevelo, stampatelo. Il mio canale Telegram si chiama Offerte Tech Andrea Pinotti, tenetelo con voi, vi ripeto, in caso di fermi di qualche addetto della polizia o qualche carabiniere, voi gli fate vedere dove sta la ragione. In tanti mi scrivono, però quando vi danno la multa, vi hanno dato la multa, poi sta a voi andare a contestarla. Ragazzi, sì, e che cosa ci possiamo fare noi? Dobbiamo abbandonare un hobby quando invece le regole sono chiare? Il problema è che i comuni o le regioni non si vogliono fare entrare in testa le cose? Credo che in alcuni casi ci sia la buona fede. Loro, per motivi di ordine pubblico sulle spiagge, introducono qualcosa che però non è competenza loro introdurre. Quindi dovrebbero prima informarsi di quali sono i regolamenti. Se si informano sui regolamenti, sanno che c'è già la regola di non sorvolo degli assembramenti, e in quel caso lì fermano, e in base al codice della navigazione danno delle multe che sono molto salate. Il non rispetto del regolamento, ragazzi, equivale per gli hobbisti a una multa che va dai 1.000 ai 10.000 euro. Se pagate entro 30 giorni, il doppio del minimo, quindi 2.000 euro. Le multe ci sono, le multe fanno paura perché sono ben elevate, non c'è bisogno di ordinanze in cui si bloccano tutti i voli anche in zone in cui non ci sono assembramenti, e noi abbiamo tutto il diritto di volare se le mappe di D-Flight, ripeto, lo consentono. C'è un sacco di gente scoraggiata che sta davvero vendendo il drone. Guardate che ci sono problemi del mercato, e con tutta questa confusione, tutto questo accanimento verso i droni, il mercato è fermo. E tutti gli stakeholders del settore dovrebbero preoccuparsi di questo. Quindi scrivetemi cosa ne pensate nei commenti, l'argomento è sempre questo, ma ragazzi, dobbiamo mobilitarci in qualche modo, perché sennò si rischia, ripeto, il crollo del settore. Io ora vi saluto, vi invito a iscrivervi su tutti i miei social, vi invito a condividere questo video
credo che sia davvero importante. E poi concludo dicendo che a volte ci vuole il dialogo. Stiamo portando avanti un'iniziativa anche con i parchi, ve ne parlerò tra un po', dove la parola principale è proprio questa, dialogo. Proviamo a spiegare agli enti del parco, in quel caso, cosa vuol dire volare con un drone. Facciamoglielo vedere volare, facciamoli vedere quanto non si sente un drone inoffensivo, però devono vederlo e ascoltarlo. E a loro invece lasciamo le loro competenze di dirci quali sono magari i periodi in cui è meglio non volare in alcune zone, in quali periodi invece in cui si può volare. Facciamo dei regolamenti interni ai parchi, che quando viene dato il permesso a chi vuole davvero realizzare dei video nel rispetto delle regole, è sottolineato bene anche il discorso della distanza dagli animali, dalla distanza da alcuni siti sensibili. Se non dialoghiamo, facendo capire noi a loro quello che conosciamo bene e loro a noi quello che conoscono bene loro, beh, non andiamo da nessuna parte. Noi ci stiamo provando, iniziative positive, costruttive possono essere da esempio, non come tutte queste ordinanze che sono piovute dal cielo, che sono esempi sbagliati, ordinanze che non valgono nulla e che poi vengono prese da esempio da tutte le regioni solamente perché pensano di tutelarsi, così non si tutelano in realtà, perché già oggi con le regole, con il divieto di volo su assembramenti, c'è qualcuno che fa furbetto, anche se la regola c'è e la multa ve l'ho detta. Quindi bisogna veicolare cultura aeronautica, bisogna veicolare anche senso civico rispetto delle regole in generale, ma le regole devono avere una valenza, devono essere chiare, e le regole del cielo le detta ENAC. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!